Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosaria Moreno. Recovery Fund, Fund Mattarella vede Conte, dice soddisfazione per l'esito che rafforza l'Unione Europea, create condizioni proficue per l'Italia, ora interventi concreti ed efficaci. Il Presidente del Consiglio è salito al Colle poche ore dopo il raggiungimento dell'accordo a Bruxelles sugli aiuti per far fronte alla pandemia e il Capo dello Stato ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta dai leader. Recovery Fund, dalla rivoluzione del debito comune al nodo dei tempi, i primi anticipi nel 2021, ma saranno rimborsabili anche spese del 2020. Ci sono tutti i punti dell'intesa che rende l'Italia beneficiario netto dell'Unione. L'accordo firmato dal Consiglio europeo più lungo di sempre ridimensiona gli aiuti a fondo perduto rispetto alla proposta della Commissione, ma non per l'Italia, favorita dalla modifica dei criteri di ripartizione. Si amplia la Recovery and Resilience Facility, cuore dell'intervento europeo per la ripresa. In compenso scompare il Solvency Instrument per la ricapitalizzazione delle imprese e viene ridotto il Just Transition Fund. Non c'è il ponte in cui sperava Conte per anticipare l'arrivo dei soldi a quest'anno. Recovery Fund all'opposizione, Salvini è l'unico ad attaccare l'accordo europeo, Meloni dice cosa Conte si è battuto, Berlusconi dice intesa è positiva, il leader della Lega è rimasto l'unico ad attaccare frontalmente l'intesa che definisce una super fregatura, Fratelli d'Italia dice il Premier si è battuto per contrastare le pretese egoistiche dei paesi nordici e Forza Italia dice quella di stanotte è una notizia positiva per l'Italia che toglie argomenti ai nemici dell'Europa. Il nuovo ponte Morandi sarà inaugurato il 3 agosto, l'annuncio del sindaco Marco Bucci, l'infrastruttura sarà intitolata a San Giorgio. L'infrastruttura si chiamerà Ponte Genova San Giorgio, l'ha spiegato il primo cittadino del capoluogo ligure. Alla cerimonia è prevista anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fondi Lega la finanza negli uffici della Regione Lombardia per acquisire documenti. I finanzieri sono andati negli uffici regionali per acquisire carte relative agli stanziamenti a favore della Lombardia Film Commission e in particolare al finanziamento da 1 milione di euro. Gran parte di quella cifra, 800.000 euro, servì per comprare il capannone a Cormano nel Milanese, immobile che 11 mesi prima era stato venduto all'immobiliare Andromeda per metà del prezzo, cioè 400.000 euro. Secondo l'ANSA, i PM ipotizzano che si sia trattato di un regalo in favore dei tre commercialisti vicini al Carroccio coinvolti nella vicenda. Notizie da Treviso e dal Veneto. Mazzetti al fischio, condannata a 2 anni e 3 mesi la commercialista di Treviso, Tiziana Mesirca. La commercialista trevigiana Tiziana Mesirca è stata condannata a 2 anni e 3 mesi di reclusione. Il dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, Christian David, a 8 mesi di reclusione. Il tenente colonnello della Guardia di Finanza, Vincenzo Corrado, alla pena di anni 4 di reclusione. Nuova corsa in pullman da Vittorio Veneto a Conegliano funzionerà dal lunedì al venerdì, ad eccezione del periodo ferragostano dal 10 al 21 agosto. Vigili del fuoco, guasto alle linee telefoniche e al 115. Il comando provinciale di Treviso invita la cittadinanza ad effettuare le chiamate ai numeri di emergenza 112, 113 o 118 fino al ripristino delle linee. Treviso slitta la riapertura dell'aeroporto, dipendenti in CIG fino a marzo 2021. I sindacati dicono flussi di traffico insufficienti, pochi passeggeri e la Save dice la chiusura di Treviso non sarà definitiva. Dramma a Villanova di Motta, 60enne precipita dalle scale di casa e muore sul colpo. Esito letale per un incidente domestico capitato nella serata di domenica. È stata l'anziana madre a trovare il corpo senza vita di Gabriele Vedovato. Adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra inviata Sabrina Ciccotti. L'abete bianco delle foreste del Friuli Venezia Giulia è stato scelto per realizzare la radura della memoria di Genova. L'impresa Legnolandia, nata nel 1830, è stata incaricata di realizzare questa opera commemorativa dedicata alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi.
opera che sorgerà ai piedi del nuovo ponte firmato da Renzo Piano. Il Friuli dunque recupera il legno pregiato delle proprie foreste distrutte dalla tempesta Vaia e mette a disposizione questa preziosa materia prima ad un team di professionisti, architetti ed artisti proprio per realizzare la radura in ricordo della tragedia avvenuta nell'agosto 2018 a Genova. Tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e adesso passiamo, grazie a Sabina Cicotti, e passiamo alla lettura delle altre notizie sempre sul Friuli Venezia Giulia. Udine, il sindaco blinda l'ex Gavarzerani, firmata l'ordinanza di Fontanini che isola la struttura di accoglienza di Via Cividale, 500 immigrati costretti a rimanere all'interno, obbligo di quarantena per i 500 richiedenti asilo presenti all'interno dell'ex caserma Gavarzerani di Via Cividale a Udine. Alla richiesta del presidente Massimiliano Fedriga, oggi è seguita l'ordinanza del sindaco Pietro Fontanini che impone il divieto di uscita per i migranti ospiti del centro di accoglienza. 200 le persone rintracciate negli ultimi giorni arrivate in Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica. 3 le positività riscontrate ieri all'interno della struttura che hanno obbligato all'isolamento anche una quindicina di agenti della Polizia di Stato. Coronavirus dai Balcani, bisogna presidiare i confini. Non possiamo più pensare di ridurre la discussione sull'accoglienza. Oggi c'è un tema di salute che non riguarda solo il Friuli Venezia Giulia, ma tutta Italia. Resta caldissimo il tema degli arrivi e dell'accoglienza di migranti a Udine dopo i 3 casi positivi al coronavirus individuati tra gli ospiti dell'ex caserma Cavarzerani. Questa mattina si è tenuto un incontro tra il vicepresidente Riccardo Riccardi, il prefetto e il questore di Udine, proprio per trovare una soluzione al problema. Coronavirus, 2 nuovi casi oggi in Friuli Venezia Giulia. Le persone attualmente positive sono 120, stabile il numero dei ricoveri, sono 7. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120, come dicevamo. Nessun paziente comunque è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi, il totale è 345. Lo ha comunicato il vice governatore della regione che delega alla salute e protezione civile. Trovato senza vita l'imprenditore friulano scomparso a Bratislava, il corpo di Loris Colusso è stato scoperto questa mattina nelle acque del Danubio a 30 km dalla capitale. Il corpo dell'imprenditore friulano Loris Colusso, che era scomparso, come dicevamo, pochi 6 giorni fa in Slovacchia, è stato trovato questa mattina nelle acque del Danubio a 30 km da Bratislava. Va a cercare funghi, donna cade in un dirupo, difficile intervento di soccorso in località Pani a Raveo. La ferita è grave ma non in pericolo di vita. A dare l'allarme è stato il marito, ne è scivolata sulle foglie mentre era in cerca di funghi in località Pani in comune di Raveo ed è ruzzolata per una ventina di metri in un ripido canale boschivo per fermarsi dove questo spianava. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.